Da sempre il gruppo Cimbali è coinvolto nella diffusione della cultura del caffè. È stato tra i primi fondatori di diverse associazioni come l'OIAC. Abbiamo fondato la nostra Academy, abbiamo il museo della macchina per caffè e con tutte queste attività e soprattutto con un impegno di tutta la nostra squadra a divulgare quello che è il caffè di eccellenza, l'espresso italiano, ma non solo, tutto quello che sono le bevande a base di latte e di caffè, che partono dagli ingredienti e poi soprattutto che devono essere rispettati con la tecnologia. Cioè la macchina per caffè deve assolvere a due scopi principali. Da una parte, con la tecnologia, dare supporto al barista, quindi all'utilizzatore, per sfruttare al meglio i chicchi, sfruttare al meglio il caffè, sfruttare al meglio gli ingredienti, quindi il caffè, il latte e l'acqua, per ottenere le bevande volute. E per bevande volute vuol dire tutto il coffee menu. L'altro aspetto molto importante è parlare al consumatore. Cioè la macchina per caffè, e questo ne è un esempio, è una come dire, è un pezzo d'arte, è una scultura che deve comunicare attenzione, deve comunicare interesse al consumatore finale, deve essere attratto da quello che è il mondo del caffè, che non è una sola bevanda calda, ma è proprio una cultura che viene trasmessa. È una cultura relativamente giovane, perché l'espresso a poco più di 100 anni, e di conseguenza è una cultura che va alimentata partendo dal consumatore finale fino ad arrivare all'ultimo anello della catena, per cui tutti noi come dire, siamo degli intermediari e che dobbiamo a cascata arrivare a trasferire questo. Questo lo facciamo con il design, questo lo facciamo con la tecnologia, questo lo facciamo con la cultura, con la formazione, che deve essere assolutamente costante. In assoluto il mondo del caffè è cresciuto, il bisogno di condividere la tazzina di caffè è rimasto ed è cresciuto ed è arrivato in tanti luoghi. Questo è un enorme contributo per il futuro, perché se prima il caffè di qualità lo si cercava solo al bar, oggi si è imparato a cercarlo in altri luoghi, negli uffici, nelle case, ed è per questo che il gruppo Cimbali, col marchio Faema, in particolare con la Faemina, è arrivato nelle case con un prodotto di qualità, high end, con una piattaforma da colazione che non è solo una macchina a un gruppo, è anche qui una piattaforma di design, ma che è in grado di erogare espressi perfetti, cappuccini, ma anche un caffè come il V60, per cui un brewing fatto con tutti i crismi, con la qualità necessaria. Ha un autosteam in grado di confezionare un cappuccino, ha la temperatura regolabile per ogni tipo di infuso e di tè. Questo per portare proprio la cultura al consumatore finale, fargli apprezzare la qualità che poi deve tornare al bar. E bisogna imparare che al bar la qualità si deve pagare, perché l'espresso non può costare poco se è un espresso di qualità. E questo è un altro, come dire, dei punti su cui bisognerà lavorare tutti insieme come comparto, perché quando si è consapevoli si può anche scegliere.